Presidente, nessuno perde il derby che nessuno poteva perdere. Ho detto bene, ho sbagliato qualcosa. No, era il risultato che tutti e due, magari Pescara pensava di fare meglio, però sono stati bravi loro, quindi è il risultato giusto, perché nel primo tempo sicuramente non abbiamo fatto qualcosina in più. Nel secondo tempo il Teramo ha meritato il risultato, e quindi è il risultato giusto. Più occasioni potenziali che occasioni vere e proprie? Beh, primo tempo no, potenziale. Dursi e Ferrari. Dursi, Ferrari, quella palla, quella autorete mancata su quella palla di Dursi. Quindi primo tempo sicuramente meglio il Pescara, nel secondo meglio il Teramo, quindi risultato giusto. Per Solentella? Meglio così. Adesso si tifa Reggiana lunedì sera. Eh sì, beh, per forza, adesso bisogna tifare Reggiana, perché noi dobbiamo fare il possibile per arrivare terzi. Abbiamo 5 partite, sulla carta, però sulla carta non si gioca, ribadisco, era come la partita di oggi, sulla carta potrebbero sembrare accessibili, ma siccome adesso ci si gioca molto, quindi le altre si giocano la salvezza, si gioca veramente alla morte, se tu non ci metti quel qualcosa in più, certo non è semplice giocare poi contro una squadra che magari si mette lì 11 persone nella propria metà campo, perché gli spazi sono difficili da trovare. Abbiamo visto la partita precedente col Cesena, che è una squadra che è venuta a provare a giocare a Pescara, e quando provi a giocare con questa squadra qui probabilmente ti diverti, perché è evidente che c'è un tasso tecnico importante, però devi avere anche gli spazi, sennò diventa difficile. A livello di prestazione, non di risultato, non così brutta come Olbia, non così bella come Cesena, a metà del guado la prestazione del Pescara. Ma io non sono d'accordo che a Olbia è stata brutta la partita, perché a Olbia, non so se voi c'eravate, ma a Olbia c'era un vento che non faceva giocare la palla, e a Olbia abbiamo creato un sacco di occasioni, poi alla fine solo perché abbiamo vinto negli ultimi minuti, ma se no la partita non è stata così brutta. Per me è stata più brutta questa che Olbia. Bellissima cornice di pubblico, oltre 3.000 sugli spalti, forse questa è la più bella notizia per la nostra regione, ovviamente. Assolutamente sì, ho fatto qualche tuo collega, ho fatto i complimenti a tutte e due le tifoserie, perché sono state fantastiche tutte e due. Da Pescara sono venuti in tantissimi, d'altronde era anche una trasferta vicina, hanno fatto anche quelle più lontane, per cui immaginiamo Teramo è veramente una passeggiata. Però c'è stata veramente una bella cornice di pubblico, ma da tutte le parti, quindi non solo nei due settori riservati ai tifosi, quelli più accaniti, ma anche in tribuna c'è stato, credo che non sia successo assolutamente nulla, quindi è stata una bella giornata di sport, anche perché poi io al Teramo sono molto affezionato, vengo sempre a vedere le partite, ho tanti amici, quindi mi sarebbe dispiaciuto se fosse successo qualcosa di antipatico. Prima di girarle le considerazioni da parte di Andrea Costantini, le chiedo rapidamente, è stato il suo ultimo derby? Per quanto mi riguarda speriamo di sì. Al di là di quello che accadrà sul fronte societario, questo gruppo di giocatori, questo staff tecnico, arrivi o no la promozione in Serie B, secondo il presidente Sebastiani, sono la base su cui si può ripartire per il futuro? Beh, se non ci sarò più io, credo che chi dovesse arrivare, credo che almeno abbia voglia fare una scelta diretta, quindi non credo che poi se gli vanno bene questo, se gli va bene questo gruppo, io sono solo felice, però credo che sia giusto che scelga chi arriva. Se poi per quando sarà da decidere non arriva nessuno, e allora vuol dire che le decisioni dovrò prendere io, e a me questo gruppo piace, quindi non c'è nessun problema. Però mi auguro, per quanto mi riguarda e per me soprattutto, che arrivi qualcuno prima e possa prendere decisioni. Magari non è detto che non siano decisioni che confermino questo gruppo di lavoro. Ci fosse ancora lei, anche Audere e Matteassi avrebbero la conferma l'anno prossimo. Ah, per me stanno facendo un buon Matteassi e Auderi stanno facendo un buon lavoro. Io ho solo un rammarico di non aver potuto dare dall'inizio una squadra completa come volevamo fare all'inizio del campionato. Questo è il mio cruccio, il mio rammarico, però purtroppo quando si scende da una categoria superiore si hanno dei contratti, e i contratti non si possono strappare così.
Non siamo una squadra che si può permettere il lusso di avere 1,5 milioni di stipendi lordi fuori rosa, per cui non lo possiamo fare e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Quando c'è stata la possibilità abbiamo fatto i correttivi e i correttivi stanno dando i risultati sperati.